Buongiorno, buonasera a tutti, con voi di nuovo Slavi Gering, il nostro video profumatissimo. Oggi osserveremo un brand, è un nuovo brand che è stato lanciato in mercato soltanto nel 2022 e hanno soltanto 7 profumi. Ho conosciuto questo brand in un negozio. Quando sono andata a Milano, mi sembra a Campo Marzio, mi sembra, Campo Marzio 70, e loro adesso hanno queste linee che stanno vendendo. Ho provato lì 2 o 3 profumi, mi è piaciuto moltissimo, uno di quale mi è piaciuto molto, e perché aveva note di incenso, incenso e tuberosa, buonissimo. Allora ho deciso, dopo così tanto tempo, di comandare finalmente questo profumo intero, proprio dalla Francia, dalla loro casa. Mi è appena arrivato tutto e, come sapete, io non riesco a non aprire già tutti i profumi. Sono arrivati tutti impacchettati. A volte da questa bellissima, di questo bellissimo nastro, è tutto così bello. Ogni minima cosa è stata pazzesca. E più ho comandato un profumo che hanno, l'hanno creato, il profumo che hanno già, ma in una versione limitata, perché il flacone hanno fatto leggermente diverso, etichetta hanno messo diverso, in modo, cioè proprio limitato. E io ho detto, lo prendo e vediamo che succede. Mi è arrivata questa scatola con dentro tutte queste cosine. Molto bello. Aspetta, francese, francesi e anche francese come la lingua. Io adoro lingua francese, adoro francesi che curano ogni dettaglio e che è arrivato tutto, ma proprio bello, bello, bello. Mi è arrivato un libretto con tutti i flaconi e tutte le descrizioni. Poi mi hanno mandato una cartolina dove hanno, sì, un messaggino dove hanno scritto merci, eccetera, perché io francese non parlo, però bello, bello, apprezzatissimo questa cosa. Il brand si chiama Anomalia. Anomalia, ecco, qua mi hanno mandato la loro cartolina, scritto tutto riguardo il brand. Poi, se vi interessa, potete andare a leggere il francese, chi conosce il francese, almeno conoscete un po' di più questo brand. Anomalia, mi è piaciuto moltissimo il nome del brand, deve essere qualcosa anomalo. E ho fatto anche i video extrasensoriale che si chiamano zone anomale, perché sulla nostra terra ci sono delle zone particolari con delle frequenze energetiche così strane. E io ogni tanto vado in alcuni luoghi che li chiamano luogo di forza oppure zone anomale dove magari c'è qualche portale che non è zona di forza, ma una zona paranormale piuttosto. E allora ho detto, voglio provare quale zone anomale, quale anomalie hanno trovato su questa terra o magari lì in Francia c'è qualcosa di anomalo. Non lo so se troverò qualcosa extrasensoriale, però almeno provo. Almeno provo. Prima di tutto ho comandato questo set di tutti e 7 profumi. E di quei 2 profumi interi che ho comandato, anche questi ci sono, devono essere qui, perché qui devono essere tutti quanti. Ma li sentiamo direttamente dai flaconi. Invece, ora, qua ci sono scritti tutti i nomi. Questo che è bello, che mi piace tantissimo in questi flaconi, anche in questi profumi, è proprio il colore del liquido, il colore della fragranza. Adesso provo a farvi vedere, ho tirato fuori tutti questi profumi. Guardate,
Tutti i liquidi hanno il colore diverso. I flaconi sono trasparenti, ma quando li mettono tutti quanti insieme su una mensola, li vedete tutti colorati, ma non per i flaconi che danno un colore alla fragranza, ma proprio la fragranza che ha questo colore. Questo mi piace, è molto molto creativo. Rimetto al suo posto perché così vedo i nomi dei profumi. E il primo che tiro fuori si chiama Rose Rock. No, Rock Rose. Cioè, deve essere una pietra rosa, tipo magari un quarzo rosa. Vediamo. Io prima pensavo magari c'è cioè, rosa dentro, però poi guardando come è scritto il nome, ho detto sicuramente deve essere pietra rosa. Adesso sentiamo se c'è rosa dentro oppure no, e io ho ragione. Io sento qui ambra. Ambra e un po' di incenso. Rosa non sento. Fiori bianchi, ambra, mamma mia che bella ambra, magari c'è anche patchouli, molto buono, ambrato, un po' caldo, qualcosa di anomalo, magari no, però ambra è sempre molto sexy. Oh, mi piace, molto dolce, buono, va bene. La roccia rosa, una roccia rosa. Prossimo, in francese non so pronunciare, cerco di tirarlo fuori, sono bocchini molto stretti. Il color verde si chiama giardino, qualche giardino. Provate da soli a fare la traduzione. Ah, questa è primavera. È molto tenero. Mimosa. Sì, mimosa. Prima cosa che io sento è mimosa. Magari c'è mughetto. Sono tutti fiori primaverili. Gardenia. Gardenia, sì. Sì, giardino primaverile, un giardino primaverile. Fiorellini così, fiorellini che crescono. Molto tenero. Se qualcuno vuole la tenerezza primavera, perché ogni tanto anche in estate abbiamo voglia di primavera, perché in estate è troppo caldo, invece questo dà una freschezza verde, è come un fiore bianco con il suo gambo verde. Buono, 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 molto tenero. Poi, Narcotic Bohème. Narcotic Bohème. Vediamo. Cosa ci propongono come narcotic? Narcotic bohemic. E qui abbiamo. Oh, già è arrivato. Un liquido grigio. Mamma mia, com'è forte! Forte e molto scuro. Qui deve essere qualche spezia. Spezia, qualcosa di forte, verde, vetiver magari. Qualcosa di dolce c'è, ma la dolcezza molto leggera, è più pungente. A me piacciono i profumi oscuri, ma questo no. Nonostante non è male, non è male.
Voi sicuramente qui vedete le note da qualche parte. Ma c'è qualcosa che non mi piace. Tabacco? Tabacco magari. Devo portarlo ancora per poter capire se mi piace o no. Il prossimo acquatico ozono, qualche ozono acquatico, non lo so, non so né leggere in francese né farvi la traduzione. Ma oh, questo è mare. Abbastanza allegro come profumo. Un'estate al mare, ecco, un'estate al mare. In una giornata non tanto di sole troppo forte, è proprio piacevole. C'è vaniglia, qualche fiore bianco, magari gelsomino. E mare, 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 mare. Uè. Mare. Mi piace anche se le note acquatiche io non è che proprio mi piace tantissimo, però, ultimo, ah no, 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 tre profumi vi faccio vedere a parte, tre profumi vi faccio vedere a parte perché mi hanno chiesto se voglio un regalo, uno da 5 millilitri, io ho detto di sì. Io ho comandato questo con un nome che mi ha intrigato, che si chiama Cerimonia. No, Cerimonia per un medium è importante. Allora vediamo che Cerimonia è. Guardate, questo è il colore del liquido. Come la bottiglia di spumante. Ascoltiamolo. Oh, interessante. Sento cuoio quasi subito. Cuoio e incenso? E che fiori bianchi ancora. E vaniglia. Questo è molto buono. Se vi piace incenso dolce. Incenso dolce. Anche troppo dolce. Per incenso. Molto interessante come profumo. Questa cerimonia di che cosa? Ma una cerimonia magari in chiesa? Ma cerimonia bella? Un matrimonio? Magari un matrimonio, magari una cresima. Qualcosa di bello. Non lo so che cosa intendevano per cerimonie, chissà cosa hanno pensato. Religioso, però religioso non lo so, qui non c'è un incenso religioso. È un incenso diverso, non incenso cattolico, esistono proprio quei incensi che dice sempre che sono nella chiesa, in chiesa cattolica o in chiesa ortodossa, si capisce. Invece qui no. Cerimonia. Ci penserò, sicuramente troverò per quale cerimonia può essere usato. Ora, il primo, quello che conoscevo già. Oh, perché si è aperto? Il primo che conoscevo già. Perché in quel negozio dove sono andato ho chiesto di spruzzarmi un po' nel flacone di questo profumo, Entract. È così, il flacone fatto in questo modo. Wow, bello, bello, bello. Adesso l'ascoltiamo subito. Io mi ricordo di questo profumo perché l'ho portato un pochettino. È molto interessante come è fatto
come ho fatto il flacone proprio di cristallo e questo tutto strano, non allineato, un po' deformato, un po' anomalo. Proviamo. Qui deve essere tuberosa con cuoio. Sì. Qui tuberosa un po' scura, nonostante è così allegra come liquido, però a me piace tuberosa. Tuberosa è sempre molto sexy. Gelsomino sicuramente c'è. Quando lo portavo questo profumo, perché me l'hanno dato un pochettino, mi ricordavo che non sta tantissimo tempo sulla pelle. Mi sembra che dopo, non so, 3 ore, 4 ore, dovevo già rinnovare perché non lo sentivo più. Buono sulla pelle, buonissimo. Per me la combinazione di tuberosa, magari anche gelsomino, cuoio, è molto sexy. Anche questo si prova con un pochettino. Di anomalo qua non c'è niente, però è buono. Però su una donna un po' vamp. Sì, magari con questo vestito potrebbe starci molto bene. Così nero, pizzo, tutto provocante e sexy. Interessante. E questo altro si chiama Abed. Vedete qui c'è l'etichetta bianca, come su tutti i profumi. Invece, in questo flacone è uguale come questo, però deve essere diverso nell'etichetta. Qualcosa di molto provocante. Questa è edizione limitata di questa fragranza e hanno messo queste labbra così sexy. E che dire, sexy, ogni tanto dobbiamo sentirci sexy. Questo è nuovo per me, lo avevo comandato perché edizione limitata, perché è così carino, bello, anche quando metto tutti i flaconi, avere un flaconcino con questi labbroni. Perché no, io sono una donna e mi piacciono le cosine così femminili. Tuberosa. Però tuberosa completamente diversa. Io ho qualcosa di questo genere, ho già nella mia collezione. Qui tuberosa bubblegum. È la cicca. Molto buona, deve essere anche la vaniglia dentro. Qualcosa molto estivo. Oh, proviamo. Ma questo profumo non è assolutamente per questo tipo di vestito. Per qualcosa più leggero, bianco, che non lo so, lascia la sua scia. È un profumo per il giorno, la mattina e giorno. Questo è più di sera. Se volete fare una giornata di tuberosa, prima la mattina e pomeriggio, questo per prepararvi, sentirvi belli, spensierati, però di sera diamoci da fare con tuberosa più speziata. Oh. Molto buona, wow! Io sono contentissima di averlo preso. Se qualcuno vuole, sapete che sul mio sito Tom Petit Parfum io condivido questi miei profumi. Se vi piace Tuberosa, benvenuti, chiedetemi, io vi manderò 5-10 millilitri di questo, perché qui quanto abbiamo? 75 mi sembra millilitri e metà di ogni flacone io vi posso anche spedire.
Ok, 5 ml va benissimo, basterà per poter conoscere meglio il profumo, come qui ci sono 5 ml e mi basterà per poter conoscere molto bene questo profumo e decidere se lo voglio o non lo voglio. Bene, abbiamo finito, la scatola è vuota. Grazie mille che siete state con me, come sempre, così pazienti, ascoltando tutto ciò che io penso di profumi. Per qualcuno sicuramente questo brand è assolutamente nuovo, ma a me personalmente piace tantissimo conoscere nuovi brand. Nuovi brand, nuove scoperte, come quando insegno, mi piace molto lavorare con i principianti, sono le nuove persone che io vedo. Conosco le vostre storie, perciò voilà. Benvenuti a tutte le novità della mia vita e anche i brand. Bisogna dare la possibilità alle persone che vogliono lanciare qualcosa di nuovo sul mercato. Bisogna conoscerle. Ciao a tutti e alla prossima, grazie.